Allora, dopo un paio di mesi di sosta forzata, che noi sappiamo, si riprende di nuovo a giocare, a fare la solita preparazione al precampionato. Ormai siamo alla vigilia del campionato della stagione 2020-2021, siamo nello stesso stadio, nello stesso comunale dove il Calcio Furci la scorsa stagione ha trionfato, arrivando per la prima volta in prima categoria, e siamo col tecnico vincente Filippo Ragusa. Allora, da una settimana già, anzi più di una settimana, siamo già al lavoro, i ragazzi già stanno studiando i primi schemi tattici, le prime, diciamo, a che punto siamo della preparazione? Sì, Mimmo, ci siamo ritrovati qua circa due settimane fa per riprendere dopo un periodo di pausa forzato. E abbiamo riniziato con la preparazione atletica e i ragazzi sono entusiasti di cominciare un'altra volta una nuova stagione in prima categoria dopo il bel campionato che abbiamo fatto l'anno scorso con una promozione direi meritata. E niente, ora ci stiamo allenando, già domenica abbiamo la prima partita di Coppa e vedremo poi, insomma, il proseguo della stagione come si svolgerà. La squadra che vince non si cambia, cioè la società insieme a te ha concordato di fare alcuni innesti precisi, esatto. Cioè pochi ma buoni, ma tecnicamente di qualità. Esatto, abbiamo intanto riconfermato tutto il gruppo dello scorso anno, un gruppo ovviamente vincente, e abbiamo, come hai detto tu, mirato per puntellare alcuni reparti con alcuni ragazzi, pochi ma mirati. Abbiamo fatto quindi degli acquisti, abbiamo rinforzato la difesa con elementi di esperienza come a Carlo De Mestri, abbiamo rinforzato il centrocampo con Giampiero Mastroieni, abbiamo preso uno juniores dall'FC Ionica e Di Nuzzo, giovane molto valido, e è ritornato Lorenzo D'Amico, che è stato sempre nella famiglia ad andare a puntellare l'attacco, e è ritornato Mattia Trimarchi a titolo definitivo, quindi 4-5 acquisti che sono andati a rinforzare un organico già competitivo, e sperando sempre di fare ovviamente bella figura anche in prima categoria. Ovviamente che la domanda non te la faccio io ma te la fa l'addetto stampa: quali sono le ambizioni di questo Calcio Furci? L'hai fatta già tu, dico, le ambizioni del rinnovato Calcio Furci quali sono alla fine? Ma le ambizioni, noi intanto ci presentiamo come matricola, quindi le ambizioni possono essere quelle di fare un bel campionato, un campionato di assestamento, e quindi fare bella figura e fare un campionato in cui possiamo dire la nostra, e questo sicuramente lo faremo, e un campionato dove le difficoltà sono ovviamente più elevate rispetto alla seconda categoria, ma non ci spaventa sicuramente il fatto di essere matricola, perché già fin dall'anno scorso i ragazzi sono migliorati notevolmente, e quindi andiamo ad affrontare, come ho detto prima, con tanto entusiasmo anche questo campionato di prima categoria, con l'obiettivo di fare bene, e poi ovviamente si vedrà in campo, sarà sempre il campo a decidere. Ma il Furci ha qualche avversario da temere in modo particolare per la lotta, diciamo, dei playoff? Ma noi non parliamo né di playoff né di retrocessione. Il campionato ovviamente è molto impegnativo, dalle squadre che sono uscite nel girone, il campionato zona catanese, è un campionato dove anche ci saranno molti derby avvincenti con squadre molto forti anche della zona, come Casalvecchio, che so che è una squadra in base alla rosa e agli innesti che ha fatto ultimamente, effettivamente, che pretende, a mio modo di vedere, alla vittoria del campionato, ma lo stesso Savoca, Fiume di Nisa, ci sono già un sacco di derby molto impegnativi, e in più andremo ad affrontare squadre molto preparate nella zona del catanese. E già domenica c'è il primo banco di prova ad Itala per la Coppa Sicilia. Come si affronta questo primo impatto di Coppa e come prologo anche verso il campionato? Esatto, e c'è la prima partita di Coppa, abbiamo deciso appunto di iscriverci in Coppa proprio per iniziare ad avere il ritmo partita, e andremo ad affrontare la Juvenilia, una squadra della zona messinese, e ci sarà qualche piccolo infortunio, abbiamo in corso, ma la rosa è abbastanza competitiva, quindi
e andremo a sopperire le mancanze tranquillamente con una rosa ampia, e anche qui sarà un primo test importante per vedere a che punto siamo anche a livello di condizione fisica. E vorrei chiederti che con l'avvento del nuovo presidente come giudichi l'impatto e se speri che ci sia qualche altro acquisto e comunque la situazione in generale rispetto anche all'anno scorso. Una bella domanda. Ovviamente il presidente Marisca ha dato una ventata di entusiasmo a questa squadra, a tutto l'ambiente, e ha dato, come posso dire, una marcia in più a quella che già è una società che già era molto organizzata, e ovviamente si è reso disponibile sia il presidente che la società a qualsiasi innesto, a qualsiasi acquisto richiesto da me, e quindi sicuramente è stato un cambio al vertice positivo, e ora spetta a noi ovviamente produrre risultati sul campo. Ok, allora sulle ali dell'entusiasmo il Furci Calcio vola? Speriamo di sì.